Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati su Pokémon Zaffiro e questo è il secondo episodio. Cosa abbiamo fatto nello scorso episodio? Abbiamo iniziato la nuova serie di Zaffiro, abbiamo scelto il nostro starter, ovvero Torchic, e ci siamo interrotti qui. Cosa faremo in questo episodio? Andremo a Ferruggipoli, dove possiamo affrontare il primo capo palestra. Prima di iniziare, se volete darmi un piccolo supporto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Allora, qui cosa c'è? C'è la casa di Lino, andiamo a vedere. Qui ci sono i genitori, suppongo. Sì. Tipo, poi ci ha avuto proprio un culo pazzesco, ragazzi. Cioè, lui al primo tentativo è riuscito a catturare un Ralts. Cosa che se ci proviamo noi è una cosa che, cioè, ci vuole tempo. Anche perché Ralts, adesso io ci riprovo, ha una probabilità del 3%. Quindi, intanto io continuo a livellare Torchic, visto che ci siamo. Tanto siamo quasi al 16, fra un po' così evolve. Vediamo un po' se riusciamo a trovare sto Ralts. E volevo catturarlo, non per il team, però comunque lo volevo avere. Poi è un ottimo Pokémon Ralts, eh? Solo che è un po' complicato da allenare, soprattutto all'inizio, visto che conosce solo teletrasporto, mi sembra. Siamo quasi al 16, eh? Lotad, questo ci dà parecchi punti esperienza, 31, che era al 3. Tanto prima di Ferruggipoli devo avere per forza un Combusken, perché la palestra è di tipo roccia. Perfetto, Torchic al 16 si evolve. Beccata, sì. Questo è utile. Ci può servire al posto di fuoco di energia. Molto bene. E ora godiamoci l'evoluzione. Eccolo qui, Combusken. Vediamo se impara doppio calcio. Perfetto. Proprio quello che ci serviva. Al posto di... facciamo ruggito, sì. E quindi il nostro starter si è già evoluto. Vediamo un po' se troviamo Ralts. Non lo troviamo. L'ultima volta, niente, non c'è. Purtroppo non c'è. Ci vuole più tempo, però non ho intenzione di passarci le ore, quindi vado avanti. Dobbiamo proseguire da questa parte qui. Percorso 104. Vediamo se qui c'è qualche strumento, qualcuna che ci sfida. No. Pare facile. Questo qua ci sfida, sì, perfetto. Tylov, piacere. Molto bene. Qua, questo è un pigliamosche, questo sicuro ci sfida. No, invece no. Qui non possiamo ancora andare, questo lo vedremo tra qualche episodio. Eh sì, raccogliamole. Lo possiamo anche ripiantarle. Questo qui ci sfida, lo sapevo. Zigzagoon, doppio calcio. Perfetto. A proposito, voglio dire se Zigzagoon ha qualche strumento per noi. Eh sì, ce n'è un altro. Strumenti prendi. Ultra Ball, perfetto. Allora, consigli utili. Vabbè, lo sapevamo. Un po' qui che c'è. Slakoth, bellissimo. Braciere. Il solito Warpole. Allora, a questo punto passo anche al 17, visto che ci siamo.
Molto bene. Vediamo un po' se si trova anche Shumish qua. Oddio, che brutta pronuncia, ragazzi. Proprio. Eccolo. Sì, lo voglio catturare. Anche se non lo prenderò nel team, dato che non sarà lui il Pokémon di tipo erba. Se avessi scelto invece Mudkip, avrei sicuramente preso Shumish, perché Umbrellum è veramente forte. Visto che è di tipo, a parte è stato un Ultra Ball, pure sbagliato, vabbè. È un tipo erba lotta, ma noi già abbiamo un tipo lotta, perché Blaziken sarà fuoco lotta. Però Shumish, che cazzo di nome, ci può servire per taglio forse. Adesso non so se lo può imparare. A parte che comunque abbiamo Zigzagoon che può imparare taglio, spero, eh. L'ho preso apposta lui, per raccolta e pure per insegnargli le MN. Come spacca roccia, forza. No, forza forse non parla qualcuno. Mazza questo che fantasia. Beh, questi sono i pigliamosche di Oen, ma accanto avevano invece, avevano 6 Weedle. Ok, andiamo avanti. Questo non ci sfida, oh sì. Poi, da qua si esce, io non voglio. A parte, aspettate, perché se io vado qua sotto, infatti qua c'era l'altro strumento, una Pokéball. Questa qui ci sfida? No. Quindi dobbiamo andare all'altra parte. Di qua, antiparalisi, perfetto. Allora so io, eh. Sì. Ed ecco il team Idro, se non sbaglio. Sì. Poghiena, doppio calcio. Perfetto. Mazza quanti punti. Ci è mancato un pelo. Grazie a te non mi hanno rubato quegli appunti importanti. In segno di riconoscenza ti do una Mega Ball. Grazie mille. Ci sarà molto utile. Adesso fatemi controllare anche se ha uno strumento. Zigzagoon non ce l'ha. Ok. Andiamo avanti. Questo ci sfida sicuramente. No, questo no. Andiamo di qua, quello sì. Sicuro. Minchiata, bellissimo. Lui impara taglio sicuro. Come non ammazza, già l'ho finiti. Ok, etere, perfetto. Siamo quasi al 18. MT-09 cos'è? Semitraglia? Mi ricordavo una cosa del genere, sì. Vabbè, ma tanto non ho un Pokémon d'erba per ora, quindi. Prendiamo queste. Qui. Ok. Questo qua che ci dice? Ok, vabbè, sì, sto a velocizzare perché non so cose al fine della storia, cioè cose importantissime, quindi. Ok. È vero, perché qua si possono anche piantare le bacche. Doppio calcio, perfetto. Con Basken al 18. Dai, lottiamo. Lotad, non ho più bracere, però ci ho beccata, che tanto è super efficace uguale. Ho preso Shumish. Mazza, mi è riuscito a addormentare, mortacci. Che faccio qui? Beccata su uno e azione sull'altro. Ora tanto con Basken sta dormendo. Dai, svegliati su. Perfetto.
Mazza quanto ha resistito. Ok. Strumenti qui? Sì. Ultra Ball, grazie mille amico. Questo è un pescatore, vediamo se ci sfida. No, non ti conosco veramente. Chi hai? È un Magikarp, lo sapevo. Questi non danno proprio niente di esperienza, i Magikarp, purtroppo. Ok. Qui ci sono altre bacche, le prendiamo. Grazie mille. Se vado troppo veloce, fatemelo sapere che vado più lento quando velocizzo. Siamo a Ferruggipoli. Allora, entriamo intanto nei palazzi qua. Parliamo con questa tizia qui. Grazie. Abbiamo anche una Premier Ball. Poi andiamo, sì, andiamo qua sopra. Questo che ci dice? Ok. Quindi andiamo di qua. Questo c'ha un Pikachu. Questa è una bambola o un Pikachu? Mazza come è fatto male, ragazzi. Vabbè. Allora lì c'è uno strumento, ma si può prendere. Forse se facciamo sì, il giro di qua. Questa è. Ah, qui ci danno, mi sembra, rapid artigli. Quindi ci andrei volentieri. Sì, infatti, me lo ricordavo. E ok, abbiamo preso anche rapid artigli. Andiamo qui. Ci curiamo la squadra. E poi affrontiamo subito il primo capo palestra. Anzi, la prima capo palestra, perché è una donna. Mi sembra si chiama Petra proprio. Se non vorrei. Se non sto sbagliando, eh. Eccolo qui, andiamoci subito. Infatti, Petra. Sì, sì, ma noi abbiamo doppio calcio che li stendiamo tutti quanti. Doppio calcio, infatti, di è. Tre Geodude, complimenti per la fantasia, amico. Ok, con lei non velocizziamo ovviamente. Sempre il solito Geodude, livello 14, complimenti. Doppio calcio. E Geodude è andato giù. E adesso ha un Nosepass. No, non voglio cambiare Pokémon. Se usa roccio tomba è un casino, eh. Sassata è super efficace. Però non mi fa nulla. Sì, lo sapevo. Dai, ne basta un altro. Ancora una pozione, allora velocizzo qua. Addio, Nosepass. Nel primo già l'abbiamo buttato giù. E siamo già a livello 20, ragazzi, al secondo episodio, eh. Ok, e ci dà roccio tomba, vero? MT39, roccio tomba.
qui è successo qualcosa in cui dobbiamo intervenire, però ragazzi, interverremo nel prossimo episodio. Allora, vediamo se Zigzagoon ha qualche strumento, non ce l'ha. Io direi che Roccio Tomba lo posso subito imparare a Combusken. Però aspettiamo, voglio vedere quale mosse ha, perché non me le ricordo. Graffio, doppio calcio beccato, braciere. Al posto di Graffio. Ok. Ragazzi, allora io direi che a questo punto è meglio che ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Zaffiro, non mancate. Ciao ciao!